Amici Peacemen, bentornati su Araxan Channel, eccomi nuovamente qui a parlare di One Piece per il capitolo 1016, ma prima di parlare del capitolo, piccola pubblicità! A fine giugno uscirà l'edizione speciale del volume 98 di One Piece, cui seguirà verso settembre il 99. Perché vi racconto questo? Perché se volete maggiori informazioni a riguardo, contattate e preordinate presso la Tana del Nerd, la migliore fumetteria di tutta Bisceglie, ora anche online. Per non perdervi i prossimi video e per aiutare a crescere questo canale, iscriviti! E se vuoi, attiva la campanella. Per iscriverti è semplicissimo, se ancora non lo hai fatto, basta cliccare su iscriviti! Bene, e adesso, amici Peacemen, parliamo brevemente della cover e del titolo del capitolo, ovvero Qui è Tama. Riguardo la cover, è inutile, perché è una cover a richiesta, con disegnato Zoro e un gatto ninja. Possiamo quindi parlare adesso del titolo, Qui è Tama. Per questa mini analisi mi baserò principalmente sulla traduzione dei Lupi Team, trovate nella descrizione il link. Il titolo è un po' ingannevole, perché nonostante faccia presagire un capitolo tamacentrico, secondo la mia analisi sono più importanti altre cose. Ne parlerò a breve. E ora parliamo del capitolo! Prima di parlare del capitolo, ricapitolerò brevemente quanto accaduto nel precedente, la parte riguardante Momonosuke, Kaido e Yamato. Kinemon si è appena sacrificato per dare tempo al suo signore e figlio adottivo Momonosuke di mettersi in salvo. Con grande coraggio il piccolo pervertito sfrutta il sistema di comunicazione del nemico per comunicare a tutti che Luffy è vivo e sta bene. Kaido continua ad avvicinarsi, bisogna reagire. Interviene Shinobu che usa il suo potere, quello del frutto Juko Juko, di tipo Paramiscia, che le permette di far maturare e marcire le cose. È così che i Mugiwara si salvano dal Boro Brett, ad esempio. Ed è così che nel capitolo 1015 Shinobu salva Momonosuke, trovatosi al limitar dell'isola con le spalle al muro e un Kaido pronto e carico per eliminarlo. Fa marcire il terreno e entrambi cadono prima che possano essere colpiti da Kaido. Kaido ormai crede di aver la vittoria in pugno e dal tetto una voce tuona: «È Yamato!», giunta per spezzare il legame che la lega a suo padre, Kaido. Perché ho voluto fare questa premessa? È molto semplice. Parlandone anche con alcune persone, visto come è scritto il capitolo, è probabile che Oda in questi due capitoli abbia voluto dilatare il tempo. Il capitolo 1015 si chiudeva quindi su Onigashima, dove si vede uno scambio di sguardi incagnesco tra Kaido e Yamato, e si riapre in questo 1016 sulla capitale dei fiori. Qui il cielo è limpido. Se una prima lettura può sembrare strano, basta poi ricordarsi che Wano è composta da più isole particolari, di cui una invernale. E quindi il clima tra le varie isole che compongono Wano è molto diverso. Questo porta quindi ad avere un cielo meraviglioso. Sotto questo cielo rivediamo Tocco e la figlia di Yasue, Shimotsuki e Tengu, Yamai Tetsu. E andiamo avanti. La cosa interessante è il falò. Mi spiego. Se prendiamo quanto si vede nel capitolo, il fumo sembra soffiare verso destra e sopra Onigashima sembra esserci del fumo che arriva da destra. Quindi Onigashima si sta avvicinando. Essendo in bianco e nero, forse è un mio delirio, ma ho voluto evidenziare la cosa nell'immagine qui presente. La CP0 continua a fare la telecronaca di quanto accade. Secondo voi, a fine saga, avrà qualche ruolo particolare? E se sì, quale? E ora parliamo di Zeus, il power-up di Nami. Vi avevo detto che Zeus sarebbe stato il power-up di Nami, e così è stato. Rimaneva un problema. Quale? Come far sì che Nami possa salire su un cumulo di acqua condensata, comunemente noto come nuvola? Solo Big Mom poteva, in quanto era parte della sua anima. E pensavo che già la semplice nuvola di per sé, con il bastone allungabile che già possedeva, fosse un bel power-up per la nostra navigatrice, nonché un palese riferimento a Sun Wukong con il viaggio in Occidente, una delle storie più famose del Paese del Sollevante. Qui si ispira anche Dragon Ball con il nostro buon Goku e il suo bastone e la nuvola Speedy. Troppi ricordi, ragazzi. Ora, Oda invece è andato oltre e ha risolto anche il problema. Re
rende Zeus un oggetto tangibile, un oggetto che riesce a mutare il proprio aspetto, anche in un mazzafrusto. Capite dove voglio arrivare? Lasciando perdere la gag cotone, Zeus, essendo diventato un tutt'uno con il bastone allungabile di Nani, sarà sia il bastone che la nuvola. E essendo un oggetto tangibile, Nami potrà salirci sopra e volare. Sì, lo so, anch'io ci ho messo un po' per riprendermi da questa cosa. Sulla Sunny, ragazzi, è prevista una pioggia di gag tra chi litigherà con Zeus per essere lo schiavo di Nami e chi litigherà con Nami per salire sopra Zeus. Non mancate, prossimamente sulla Thousand Sunny! Ulti è invincibile. Nonostante il colpo infertoli da Big Mom, interviene mettendo Usopp a terra e catturando il neo acquisto Zeus entra in azione. E che ve lo dico a fare? Oltre ad essere potente, è dotato di un cervello, seppur piccolo, che gli permette di non fallire il suo colpo e inseguire la vittima. Di cosa parliamo? Ener fatti da parte, ma rimane un problema. Come farà a non colpire anche Tama? Ci pensa God Usopp. Lui è il re dei cecchini, colui che non sbaglia un colpo, e nonostante a terra e dai disegni sembra che non abbia usato la sua Kabuto, colpisce con uno dei suoi proiettili speciali, Ulti, riuscendo a separarla da Tama, che era finita nelle sue grinfie. Lui ci para sempre le spalle, nella sua fragilità il nostro cecchino è là e colpisce ancora, non sbaglia. A finire il lavoro ci pensa Nami con un potentissimo colpo di Zeus, il neo acquisto. Ma credete che basti per il riscatto? No signore! Sempre il re dei cecchini adocchia Bao Wang e questa volta usando la sua arma Kabuto spara un proiettile che la cattura. Ora Tama potrà parare a tutti coloro che hanno mangiato i suoi kibidango e potrà comandarli. Ma proprio a questo punto Oda, il nostro infame di fiducia, cambia scenario. Ma ora torniamo su Bao Wang. Bao Wang, colei che sembra comandare tutti i Meris dell'isola. I Meris sono il sistema di comunicazione di Onigashima. Attraverso queste videotrasmittenti è possibile comunicare con tutta l'isola. Prima di venire catturata dal nostro re dei cecchini, Bao Wang sperava di terrorizzare i nostri dicendo loro che Momonosuke era caduto. Come ricordavo inizio video, è tutto programmato. È opera di Shinobu, quindi state tranquilli. E invece non solo non riesce a comunicare questa fake news, ma dato che Ulti viene sconfitta davanti ai suoi occhi, si dimentica che sta in Onigashima Visione. E comunica a tutti che sia Pejuan che Ulti sono stati sconfitti, creando sì il panico, ma non tra le nostre fila, bensì tra quelle avversarie. Un'arma decisamente a doppio taglio. Ricordate che prima dicevo che il tempo è dilatato secondo me? Vediamo ancora una vignetta in cui Queen continua a fare il girarrosto di Sanji, quindi presumo che questa avviene in contemporanea a quanto visto nel precedente capitolo. Come il capitolo 1015 si chiudeva su uno sguardo focoso tra Yamato e Kaido, il capitolo 1016 si chiude con un clash incredibile tra i due. Qui viene fatta una mezza rivelazione che lascia tutti di stupido. Kaido ha scelto Wano Kuni per un motivo. Quale? Ha calmato l'ite? Joboy? Altro? Penso e spero che avremo la risposta in un flashback. Il flashback di Kaido prossimamente sui vostri schermi. Anche questa volta viene marcato che Kaido cadrà in uno contro uno con il nostro capitano Monkey di Luffy. Sì, lo so, ha combattuto parecchio, ma anche Luffy. Quindi abbiate fiducia nel nostro capitano, sono più di 20 anni che fa miracoli, no? Cosa mi aspetto dal prossimo capitolo? Nel prossimo capitolo vedremo i Foderi Rossi. Sarà già finito la sua saga? Ovviamente no. Quando King entrerà in azione, lui sarà di nuovo su Ring e sarà lui a sconfiggere questa calamità. E ora che ho usato il mio Haki, alcune domande per voi. Potete rispondere anche alle precedenti. Finirà l'arto terzo? Come si salverà Momonosuke dalla caduta? Oddio, oddio, che mi succede? Ho visto un'immagine chiara e nitida nella mia mente. Non posso non condividerla con voi. Di cosa si tratta? Semplice. La nostra piccola Tama parla al microfono e interviene King. E quando King sta per colpire la nostra piccola mascotte, arriva lui, Roronoa Zoro. Bene, scusate. Devo riprendermi da questa visione. Se siete arrivati fin qui, commentate con hashtag Zeus. Ripeto, hashtag Zeus quando scriverete il commento qui sotto. Prima di salutarci, vi ricordo che mi trovate anche su Instagram. Su Instagram troverete alcuni meme, foto culinarie e non solo. Essendo iniziati gli europei, ci saranno anche alcune immagini a riguardo.
per seguirmi anche su Instagram trovate tutte le informazioni nella descrizione qui sotto. E ora i saluti. Saluto il Circolo del Leoncino, veri massoni, veri eredi di ciò che fu conosciuto come gli Usopp. Saluto tutti voi che avete visto il video, sperando vi sia piaciuto. Saluto e ringrazio tutti gli iscritti. Ringrazio e saluto coloro che mi seguono sulla pagina di One Piece Backstage Italia. Ringrazio coloro che mi seguono sulla mia pagina personale, Araxan. Se avete domande particolari su One Piece, scrivetele pure, magari ci farò un video a parte. Ami One Piece? Condividi questo video! I Lupi Team cercano ancora editors per sostenere il canale, pollice in su, e ci vediamo al prossimo video! Ciao!